Siamo a Fagnano Alto, comune di Valle Cupa, a 20 km dall'Aquila. La popolazione di questo paese ricomincia a sorridere con un primo segnale vero della ricostruzione dopo il tragico terremoto del 6 aprile scorso. Viene infatti inaugurato il poliambulatorio antisismico di Fagnano Alto. Si tratta di una delle prime opere legate alla ricostruzione, una delle prime strutture sanitarie che servirà moltissime frazioni di queste aree aquilane colpite dal terremoto. Is it getting better? Or do you feel the same? Energia economica e solidarietà per un'azione concreta a sostegno dei terremotati d'Abruzzo. Un progetto che diventa realtà grazie al finanziamento della Cassa di Risparmio di Rimini e dei suoi lavoratori, coordinati dal sindacato bancario Fabi Rimini e dalle altre sigle sindacali del credito. È tutta finanziata dai dipendenti e dalla Cassa di Risparmio di Rimini, che io non finirò mai di ringraziare. Grazie di cuore, perché il loro aiuto è stato fondamentale. E questo aiuto è partito dal mese di giugno, quindi in pochissimo tempo l'abbiamo ideata, progettata e realizzata. Mi sa quasi del miracoloso. La Cassa di Rimini si è attivata in un territorio dove la nostra presenza c'è, anche se marginale, ma abbiamo pensato di fare un'iniziativa grazie ai suggerimenti che ci sono pervenuti da una collega in particolare, che è di Fagnano almeno come origini, attraverso il sindacato, attraverso tutto il personale, e come banca abbiamo pensato di affiancare questa comunità così provata con un'iniziativa che fosse esclusivamente nostra, portata avanti direttamente per volontà di tutto il personale, che ha contribuito con propri contributi, con l'aiuto della banca e con un contributo che io ritengo sia il più importante, che è stato quello di rinunciare alla nostra festa dedicata a tutto il personale della banca in servizio in quiescenza, che noi facciamo tutti gli anni, alla quale partecipano circa 800 persone. Quest'anno abbiamo deciso di rinunciare a quella festa e mettere insieme l'importo che avremmo speso per arrotondare la cifra che serviva per completare questa opera. Non siamo l'unica banca, perché riteniamo che banche grandi abbiano fatto altre cose, ma la nostra ha voluto fare questa iniziativa che sia proprio esclusiva di Banca Carim a favore degli abitanti di Fagnano. Per quello che ci riguarda, rappresenta un'iniziativa del tutto particolare, molto interessante, perché sta a significare una solidarietà senza aggettivi e soprattutto senza retorica. Un contributo diretto e mirato, senza intermediari. Mi dicono che ho saputo che è praticamente l'unico contributo, il primo finora arrivato in questo modo, quindi senza passare attraverso mediazioni di altra natura. Ci pare che l'obiettivo sia quello molto, molto utile, insomma, quello di un'opera di pubblica utilità e struttura di base, cioè la sanità. Quindi noi siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa. Tra quelli che abbiamo messo a disposizione noi e quelli che la Cassa di Risparmio, tramite, come dicevi il direttore, tramite la rinuncia a effettuare la convention, siamo circa sui 200.000 euro. E riteniamo che dovremo raccogliere almeno alti 40-50.000 euro. Un'opera a due piani, composta da due ambulatori e una farmacia, uno dei primi presidi sanitari ricostruiti in Abruzzo in una delle aree più colpite dal terremoto del 6 aprile. Dopo il 6 aprile abitano soltanto 5 famiglie in questa frazione. Qui c'era un palazzo enorme, c'erano due abitazioni, erano pericolanti, allora sono state proprio abbattute. Le case agibili in tutta la frazione sono soltanto 3. Le altre case sono tutte gravemente inagibili e il 70% delle case in questa frazione sono da abbattere. Come Fabi, della Cassa di Risparmio, abbiamo così la tradizione che quando succedono cose di questo genere, eventi così particolari, prima di aprire una sottoscrizione da parte dei colleghi, dei lavoratori, quindi chiedere i soldi ai lavoratori, e di persona andiamo a rivedere, a verificare la possibilità di fare degli interventi diretti. Io come segretario della Fabi ho questo compito, siamo venuti a Fagnano, abbiamo visto che l'operazione meritava, e quindi a quel momento ho coordinato la raccolta dei fondi tramite ritenute dirette nelle buste paghe dei colleghi, quindi i colleghi hanno sottoscritto la giornata di lavoro a favore di questa iniziativa, e utilizzando anche altri canali come il Circolo Culturale Chessa
e la Federazione Nazionale che si è ben immediatamente aderito all'iniziativa, e comunque non è finita lì perché la parte interna deve ancora essere completata, quindi è nostra intenzione continuare nel coordinamento della raccolta dei fondi per vedere di dare completezza a questa opera. Significa tanto, significa avere servizi sanitari essenziali in un posto che purtroppo è stato colpito dal terremoto ed è un comune distante dall'Aquila, quindi distante dalla città dove ci sono i servizi sanitari, anche lì un po' sacrificati, e quindi è un segno di ripresa, di rinascita, e i cittadini devono sapere che hanno vicino i servizi essenziali, l'oculista, il medico di base, la farmacia per ogni evenienza. Quindi è un bello sforzo che ha fatto l'amministrazione comunale, il sindaco Mauro Fattore, tutti i suoi collaboratori e anche la banca, che naturalmente ha aiutato quest'opera di ricostruzione. Fagnano Alto è un comune che ha 10 frazioni e il terremoto non ha colpito in maniera uguale in tutte e 10 le frazioni. Ci sono 3 o 4 frazioni che hanno subito dei danni enormi, una è questa, basta fare un giro per rendersi conto, altre hanno subito meno danni. Abbiamo una 60 di famiglie senza tetto che hanno bisogno di essere ricoverate urgentemente in un alloggio, e quindi siamo un po' in difficoltà per questi ritardi. Speriamo di accelerare al massimo i tempi, speriamo che la Protezione Civile continui a darci un aiuto così come ha fatto fino ad oggi, e che questa cosa si concluda nel minor tempo possibile. Il poliambulatorio di Fagnano Alto sarà dotato di strutture interne per la cui realizzazione il sindacato bancario ha già promosso una nuova raccolta fondi. Magari fossimo banchieri, dei bancari, sì, è il sindacato che a livello nazionale è il più rappresentativo. Rappresentiamo circa 100.000 bancari sui 280-300.000, quindi siamo il sindacato assolutamente più rappresentativo. E nel nostro ultimo Consiglio nazionale è stato fatto proprio un appello per vedere di reperire questi fondi, e ci stanno arrivando. Infatti questa mattina abbiamo consegnato altri 3 assegni, circa 15.000 euro che abbiamo raccolto in questi giorni al sindaco. Sono attivati con sottrazione di ore di lavoro dei bancari stessi, dei dipendenti, e poi con una contribuzione che è stata fatta direttamente dalla federazione e che ha implementato l'opera e la cifra che era già stata stanziata ed erogata per la costruzione appunto di questa struttura. Questo piccolo centro ha subito tantissimi danni e purtroppo non ha guadagnato lo spazio mediatico che molti invece sono riusciti a conquistarsi, però questo non significa che non vada aiutato, quindi grazie anche a voi per la vostra attenzione su questo comune fagnano, che peraltro è meraviglioso e tornerà ad essere un posto di turismo, e questo turismo sarà avvantaggiato grazie a questi servizi di poliambulatorio. L'impianto è realizzato dalla Marles, azienda slovena leader nel settore dei prefabbricati, già impegnata nella ricostruzione di altre regioni terremotate. Sì, noi abbiamo costruito questo, abbiamo fatto, penso, una cosa buona, la costruzione è sicura, antisismica e anche ad alto risparmio energetico. Una rinascita soprattutto in questa che è la frazione capoluogo del comune, ed è proprio un simbolo della rinascita, in una frazione in cui che è riconoscibile. Io ci sono vissuta e non c'è nulla di quello che c'era, anche perché le case, diciamo, quelle che erano lungo la via principale, quelle che ti balzavano agli occhi, sono tutte distrutte, e quindi rimane un paese che non sembra neanche più il tuo. Quella era una chiesa, la nostra chiesa, ed è crollata, e mi ricordo, insomma, la notte proprio del terremoto, appena arrivata in questa frazione, perché poi Fagnano è composto da 10 frazioni, questa invece è la frazione capoluogo, la sede del comune, e stavamo facendo appunto un giro per tutte le frazioni per vedere se c'erano delle persone da aiutare, se erano rimaste bloccate. Abbiamo fatto una specie di appello per vedere chi era rimasto bloccato dentro le case. Infatti in questa frazione 3 famiglie erano rimaste bloccate, neppure si aprivano i portoni, e le abbiamo dovute estrarre dalle finestre.